300 soci. Siamo attualmente organizzati in gruppi di interesse, gruppi di lavoro che coprono tutta la filiera, diciamo dalla produzione del combustibile in bosco fino all'installazione della canna fumaria. È probabile che da qui ai prossimi 5 anni, quindi tra il 2015 e il 2020, il consumo di pelle, in particolar modo a livello europeo, sicuramente è destinato ad aumentare. Attualmente le previsioni per il 2015 superano i 16 milioni di tonnellate di consumo complessivo. In base ai dati Eurostat, la produzione in Europa del pellet nel 2012 è stata superiore ai 10 milioni di tonnellate, con un incremento di circa il 56% rispetto al 2009. Una cosa importante e interessante è che è aumentato anche l'import del combustibile in Europa, per cui l'Europa, che rappresenta comunque il principale utilizzatore di pelle, è sicuramente destinata ad aumentare anche i flussi di importazione. Circa la metà del pellet impiegato è destinato al settore del riscaldamento, prevalentemente riscaldamento domestico. Una parte, la restante parte, è generalmente destinata alla generazione di energia elettrica. Nel 2012, in base a dati Eurostat, il consumo di pellet è stato superiore ai 10 milioni di tonnellate. Crediamo che entro il 2014 dovremo arrivare sicuramente, come dicevo prima, ai 15-16 milioni di tonnellate, la metà dei quali appunto impiegati per il settore del riscaldamento domestico. L'Italia è il più importante mercato europeo per il consumo domestico di pellet. Nel 2013 il consumo è stato superiore ai 3,3 milioni di tonnellate. Il settore domestico rappresenta e continuerà a rappresentare la gran parte del consumo. Infatti circa il 96% di tutti i consumi che caratterizzano il nostro paese e il nostro mercato è destinato al settore domestico, ovvero apparecchi, quindi stufe, inserti e quant'altro, e caldaie domestiche. Teoricamente al 2015 il consumo nazionale di pellet dovrebbe superare i 3,5 milioni di tonnellate. Una caratteristica del nostro mercato è che non siamo in grado di approvvigionarci indipendentemente. Infatti in questa slide vedete come nel corso degli anni si è cambiato il trend della produzione e del consumo. Mentre il consumo è cresciuto in maniera direi quasi esponenziale, la produzione, dopo un picco del 2007 che era stata pari a circa 800.000 tonnellate, adesso siamo probabilmente a non più di 300.000 tonnellate. Nel corso degli ultimi 10 anni è cambiato molto la percentuale di rappresentatività tra import e produzione. Mentre una volta l'importazione rappresentava 10 anni fa solamente il 20% di quello che era la disponibilità di pelle, nel 2012 e sicuramente nel 2013 lo sarà ancora di più, l'import rappresenta oltre l'80% di quella che è la nostra disponibilità, quello che è l'approvvigionamento di combustibile. La quota di pelle proveniente da fuori Europa è triplicata negli ultimi 4 anni, quindi supponiamo nel prossimo futuro sicuramente, diciamo, i partner dai quali abitualmente ci importavamo pellet, quindi paesi vicini a noi, limitrofi, prevalentemente Austria, Germania, alcuni paesi dell'est, siamo destinati a perdere il proprio ruolo di leader nell'approvvigionamento del mercato italiano. Sicuramente la catena distributiva cambierà. Un problema che ha sempre caratterizzato il nostro mercato è la grande frammentazione della catena distributiva, con numerosi passaggi che si hanno tra diciamo il produttore di pellet fino al consumatore finale. E abbiamo visto come nel 2013 un ruolo importante è proprio rivestito dalla grande distribuzione organizzata. M+ è la più importante certificazione a livello europeo. Attualmente nel 2014 ci sono almeno 4 milioni di tonnellate certificate in plus in Europa, che provengono da diversi paesi, sia europei che stranieri, prevalentemente diciamo Stati Uniti e Canada, circa 120 produttori e 130 distributori nel mondo. La certificazione in plus, da quando abbiamo avviato la nostra esperienza nel 2011, è comunque diventato un punto di riferimento anche per il mercato italiano. Attualmente abbiamo 8 produttori
certificati in plus, i due che stanno per essere, che otterranno la certificazione a breve. Abbiamo poi altri 10 distributori, di cui 4 autobotti. Workshop di oggi, dal mio punto di vista, che chiaramente non faccio parte della grande distribuzione, è stato estremamente istruttivo, perché per la prima volta come AIL abbiamo avuto la possibilità di interloquire, comunque di avere dei rapporti con degli attori del mercato che stanno assumendo un'importanza significativa nella catena di distribuzione, che fino a poco tempo fa comunque non erano considerati, se non altro insomma dalla nostra associazione, che ha una specificità molto diversa.